storia, ma hanno voluto restare anonime. Abbiamo letto i documenti e sentito gli storici, una realtà sconvolgente, ma ancora non abbiamo risposto a tutti gli interrogativi. Quante sono state realmente le marocchinate, le vittime di quel orrore? E perché ancora oggi non è possibile stabilire un numero esatto? Il documento più importante che ho potuto trovare, assolutamente inedito, è quello relativo a una inchiesta condotta dal Tribunale Militare che ha censito tutti i casi accertati di stupro, i casi per i quali è stata avviata un'azione presso il Tribunale Militare. Secondo questo documento, sono stati giudicati circa 150 casi, 350 le persone coinvolte. Si oscilla tra un massimo di 60.000 e un minimo di 300. 300 sono i procedimenti aperti dalle autorità francesi nei confronti dei presunti autori degli stupri, 60.000 sono le richieste di risarcimento avanzate alla fine della guerra. Tutti gli stupri sono stati attribuiti ai marocchini, ma sono stati commessi dagli americani, dai tedeschi, dagli italiani, come purtroppo accade in tutte le guerre. '14 settembre 1944. Pochi mesi dopo la liberazione di Roma e di tutto il Basso Lazio, la Direzione Generale della Sanità Pubblica scrive al Ministero dell'Interno. Penosa è la situazione in cui si vengono a trovare circa 1.100 donne della provincia di Frosinone e 2.000 della provincia di Littoria, che a seguito delle violenze subite dai marocchini sono state contagiate da affezioni veneree, oltre ad essere state rese per la maggior parte in stato interessante. Mi fermerei a una cifra indicata recentemente da uno studioso, Battistelli, a 3.500 stupri, che mi sembra un ordine di grandezza sufficientemente preciso. Tutto questo risulta tanto più drammatico in quanto il tutto avvenne in un arco di tempo estremamente compatto, dal 12-13 maggio al 27-28 maggio, poi le truppe marocchine ripeteranno questa tragica esperienza anche a carico di altre popolazioni, nel Viterbese, in Toscana, ci sono testimonianze diffuse anche nella Val d'Orcia e via dicendo. Il 22 luglio 1944, Monsignor Toccabelli, arcivescovo di Siena, dopo un colloquio con il colonnello Alphonse Jouen, in una relazione scrive: le truppe marocchine hanno compiuto nella zona di Siena atrocità inaudite. Non v'è casolare che non abbia subito violenze carnali e depredazioni. All'ospedale di Siena si trovano ricoverate 24 bambine, dai 12 ai 14 anni. Per le popolazioni civili liberate dagli alleati della Quinta Armata, la violenza delle truppe coloniali è uno shock inatteso e imprevisto. Il sogno di libertà in realtà si è trasformato in un incubo. E quei giorni terribili cancellano perfino il ricordo della brutalità dell'occupazione tedesca. La violenza senza limiti delle truppe marocchine è quella che consente di dire: ma in fondo il peggio sarebbe venuto dopo, in qualche modo. Da questo traggono alimento anche alcuni miti che sono molto resistenti nelle popolazioni locali, in chi ricorda queste esperienze, chi le testimonia ancora. Il mito di un tedesco, diciamo buono, ma in qualche modo un tedesco non troppo crudele, tollerante, letto sotto una luce anche di una sua umanità. Io fui fortunato perché a casa mia si installò un reparto, un autoreparto tedesco, e io feci amicizia con un graduato. E dato che lui non parlava italiano, io non parlavo tedesco, parlavamo in latino, praticamente ci esprimevamo in latino. Non abbiamo avuto torto nemmeno un capello, sono stati gentilissimi i tedeschi. I tedeschi ci hanno portato via capre, pecore, viveri, ma hanno rispettato le nostre donne, i nostri risparmi. I marocchini si sono precipitati su di noi come demoni scatenati. Ma com'è possibile che dei soldati
comandati da ufficiali francesi abbiano potuto commettere delle simili atrocità contro civili neri. Come è possibile che nessuno degli ufficiali abbia visto quello che stava capitando? E come è possibile che nessuno degli ufficiali sia intervenuto a fermare quegli stupri di massa? Forse una risposta è in un misterioso proclama attribuito proprio al generale Juin. Oltre quei monti, oltre quei nemici che stanotte ucciderete, c'è una terra larga e ricca di donne, di vino, di case. Se voi riuscirete a passare oltre quella linea senza lasciare vivo un solo nemico, il vostro generale vi promette, vi giura, vi proclama che quelle donne, quelle case, quel vino, tutto quello che troverete sarà vostro, a vostro piacimento e volontà, per 50 ore. E potrete avere tutto, fare tutto, prendere tutto, distruggere e portare via, se avrete vinto, se ve lo sarete meritato. Il vostro generale manterrà la promessa se voi obbedirete per l'ultima volta fino alla vittoria. Quello che avete appena sentito è uno stralcio di un messaggio che il generale Juin avrebbe inviato alle sue truppe coloniali alla vigilia dell'attacco finale sui monti Aurunci. Si tratterebbe di un volantino scritto probabilmente in francese o in arabo, ma sulla cui autenticità non esiste alcuna prova storica certa. Forse allora quel proclama potrebbe anche non esserci mai stato, forse quello che oggi viene attribuito a Juin in forma di proclama è solo una specie di carta bianca lasciata ai soldati coloniali prima del sacrificio finale, la promessa di un bottino di guerra da spartirsi dopo l'assalto. Questa voce può essere stata messa in giro dagli italiani o dagli alleati, non ha importanza. Tutto quello che so è che è solo una leggenda, può avere un'origine qualsiasi. Non è credibile che il generale Juin, che era un uomo molto vicino, molto legato ai suoi soldati, che si preoccupava della sorte della gente del luogo e dei suoi uomini, non è assolutamente credibile che lui, proprio lui, abbia dato l'ordine a un esercito intero di mettere a ferro e fuoco un paese. Io ho visto che questi soldati si sono comportati come truppe di occupazione, liberi di fare quello che volevano. E hanno dato carta bianca, hanno fatto tutto quello che volevano e hanno passato. Viene data carta bianca, è un ordine che non è mai stato trovato. E d'altra parte è probabilmente impensabile che ci potesse essere un ordine scritto, ufficiale, rubricato, finito negli archivi militari in cui si dice carta bianca per 3 giorni, fate quello che volete. Però, d'altra parte, la voce sulla carta bianca è talmente insistente da non poter non essere presa in considerazione. La cosa più plausibile è che ci sia stata, come dire, una complicità omertosa da parte dei comandi. Il 28 maggio 1944, il capitano Pittali, in una nota, scrive: appare chiaro che gli ufficiali francesi lasciano ai marocchini una discreta libertà di azione. Da qualcuno è stato anche detto che agli irregolari marocchini spetti il diritto di preda. Faceva parte di un uso consuetudinario da parte di questo tipo di truppe che effettivamente in guerra arrivavano poi dopo, una volta conseguita la vittoria, prendevano possesso del territorio e di tutti, del territorio, dei beni e delle donne. Ma davvero ci fu allora questa promessa da parte di Juin? Davvero un generale alleato avrebbe promesso ai suoi soldati l'impunità per le violenze, i saccheggi e gli stupri?